Siamo live. Queste meravigliose intro alla Marco Montemagno che mi fanno impazzire ogni volta che lì fa sempre finta di essere live, di non sapere che sta andando live quando è lui che si schiaccia il bottone da solo. Mentre noi abbiamo il nostro Matthew in regia che ci avvisa. Ragazzi, mi raccomando, da adesso in poi carini e coccolosi. Proprio le sue parole. Eccolo qua, il nostro Matthew in regia che salutiamo. Ciao bellissimo. Il suo bellissimo volto mascherato che potete anche vedere anche qua davanti al nostro ospite di oggi, che un vero e proprio ospite non si può definire perché è parte integrante di Calcio Club. È il padrone di casa. Sono di casa. Siamo noi che siamo suoi ospiti. No, assolutamente, ciao ragazzi. Fabietto Graziosi, ciao Denver, qui per voi, qui per parlare di calcio insieme a me anche come sempre Fede Bolla. Grazie, e ci sono poi anch'io che mi chiamo Andrea Presente. Abbiamo anche un grande pubblico appassionato. Sì. Tutto esaurito. Pronto, tutto esaurito per la puntata di oggi, dedicata al nostro pubblico, soprattutto perché anche dietro le quinte da questo lato c'è un pubblico in parte juventino che è sicuramente contento del titolo della puntata di oggi, la nuova signora, non vecchia signora, perché ci sono tante novità, specialmente nella giornata di oggi, di cui potremo parlare, di questo e di molto altro a Calcio Club, come sempre ogni venerdì. Direi di partire subito, prima che poi me lo dimentico, con la nostra sigla. Assolutamente. Quindi, prego Matthew. Ce ne più a fare, quelli che vincono sono più bravi degli altri, piaccia o non piaccia, questo è poco ma sicuro. Perché ripeto, sono più uomo io che tutti voi messi insieme. Demotivato, mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Something was wrong, I say, hey, dilly din, dilly don, wake up. Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Si è parlato molto di una fuga di cervelli dal nostro campionato. Ogni stagione si dice, si vedono grandi giocatori che vanno via. Quest'anno non è ancora avvenuta questa cosa, bisogna e potrebbe dirlo. Non accadere. Potrebbe non accadere. Non come gli anni scorsi. Poi non è detto, perché magari il calcio nostrano dovrà fare i conti con la realtà. Poi parleremo anche dopo, ci sono tante squadre che devono... il cui mercato dipende anche dalle prossime uscite che ci saranno. Ci sono alcuni dei top club un po' sovraffollati, diciamo. Mm-hmm. Però ci sono anche tanti nomi importanti che tornano o che arrivano semplicemente, nomi che fanno bene al nostro campionato. Io stavo guardando ad esempio Paul Pogba, ha comunque una taratura internazionale, sebbene qua abbiamo una dub molto 2017ana che è arrivata dal nostro regista, però per dire, cioè, sono nomi importanti come lo è indubbiamente anche quello di Di Maria. Sì. Capito, sono anche se non si è tifosi della squadra in questione, certo. È importante vedere questi giocatori arrivare, come lo era stato secondo me l'anno scorso Giroud, un campione del mondo, un campione d'Europa col Chelsea, e lo è per l'Inter con Lukaku. Adesso bisognerà vedere anche la Roma con chi verrà fuori, perché Tiago Pinto ha promesso anche lui un grande acquisto quest'anno. La nuova signora, parliamo e partiamo dalla Juve. Andre, lo sai perché si chiama il Fideo? Perché si chiama il Fideo? Perché? L'ho scoperto oggi a pranzo con la mia donna delle pulizie. Vai, perché è la madre di Di Maria, no? Io la saluto, la tua... Salutala. Ciao, la salutiamo tutti. Ciao, come Silvia. Si chiama? È mia mamma, si chiama Silvia. Ah, ok. Come? Donna delle... Vabbè, partiamo bene, vai, prego. No, scusami, la mia mamma... effettiva. Spirituale. Spirituale. Okay. Quella che mi ha cresciuto, insomma. Ok, okay. Grande Silvia. Che cosa ti ha detto sul Fideo? Lei è peruviana, no? Quindi okay. Mi ha detto che Fideo, senza che io gli dicessi niente, è lo spaghetto. Perché lui pasta è così, lunga. Che è bello secco. Pasta lunga, quindi... Capito, il Fideo... È un po' come il flaco pastore. Esatto. Pensa un po' come il fracchitto. Il fracchitto. Machi Morales. Però è bello, cioè, avere un soprannome... Questo è il rumore del tappo che si sta. Stavo ragionando che i soprannomi ce li hanno i sudamericani e il pupone e i mafiosi. Coincidenze? Io non credo. Salutiamo Totti. Esatto. Pensa ai sudamericani mafiosi. Però è vero, cioè, ne hanno due. Avere un vabbè, come i cognomi che ne hanno due, giustamente. Pensa a essere soprannominato lo spaghetto, cioè tutti, cioè, quello che è soprannominato il re leone, il fenomeno, lo spaghetto. Vabbè, ce ne sono stati, penso a Julio Cruz. Ah, il
giardiniere, chiaramente. Il giardiniere, perché sì, leggenda vuole che piantava, no, che tagliava il campo a fine allenamento, prima dell'allenamento. Vabbè, ma soprattutto è Ropero Santander. Sì, mamma mia, quanti... basta cambiare una vocale a volte. Esatto. Detto ciò, nuovi arrivi da chi vogliamo partire? Partiamo da Di Maria. Dalla Juve, dai, abbiamo parlato di... No, intendo nella Juve di partire Maria, da Di Maria. Cioè più ufficiale. Esatto, anche se proprio oggi la storia di Pogba che sto vedendo su molti profili, che dice Pogba, aspetta, chiediamo al pubblico, confermi che c'è stata questa storia? Conferma. Però non è ancora arrivato a Torino. No. È in volo? Stai facendo, tracciando il volo? Sai che ci sono le applicazioni che ti fa vedere l'aereo in volo? Infatti un sacco di miei amici juventini ieri erano collegati all'aeroporto. No, erano tipo collegati a vedere il volo. Sky Scanner, no? quei profili lì. Di Maria è arrivato, un nome importante, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ma c'è secondo me sempre quel dubbio sulla tenuta fisica, sulla continuità, se vogliamo. Il talento è indiscutibile, logicamente. Allora, secondo me va valutato anche la voglia che avrà di giocare dopo il mondiale, perché questa sarà una stagione atipica a dir poco. Lui l'ha detto: io voglio comunque arrivare pronto al mondiale, il suo obiettivo è il mondiale, il problema è che si gioca tra novembre e dicembre e poi ci sono altri 6 mesi in cui come tornerà Di Maria, perché bisogna vedere. L'Argentina è una delle papabili ad andare avanti nel mondiale, quindi bisognerà capire. Secondo me mi aspetto una partenza forte di Di Maria fino alla sosta per questo torneo a cui noi non partecipiamo, e poi un calo. Prova a dirlo senza piangere. E poi un calo nella seconda parte di stagione, perché è comunque un impegno importante, perché comunque ha 35 anni e l'età si fa sentire, ci può stare. È anche un ruolo in cui è anche difficile gestirsi, perché o stai solo in avanti, però squilibri un po' la squadra, o è difficile anche a 36 anni fare avanti, indietro, aiutare in fase difensiva, soprattutto con Allegri. Sappiamo che è anche un gioco, non dico difensivista, però che sta molto attento alla fase difensiva. Eh sì, è difficile incastrarlo nello scenario tattico di Allegri, perché comunque è effettivamente un giocatore che dagli esterni d'attacco ha sempre chiesto un lavoro importante. Quando ha avuto Mandzukic, ci ricordiamo tutti il ruolo che aveva Mandzukic, poi non deve essere necessariamente lui. Aveva provato un po' a sostituire Mandzukic in questo ruolo Morata, però perde tanto Morata. Esatto, partendo dal fatto che adesso Morata non è più alla Juventus, quindi anche lì c'è da recuperare un uomo in più. C'è Chiesa, che logicamente è stato fuori tutta la stagione, che sarà un nuovo acquisto a tutti gli effetti, assolutamente, così come McKennie. La Juve sta facendo una buona squadra, dipende poi come tornano dagli infortuni Chiesa e McKennie, dipende se Locatelli migliora rispetto all'anno scorso o no. Ci sono tante incognite, però a livello teorico è anche bisogna vedere in difesa con De Ligt, se parte, come viene sostituito. Hai perso Chiellini, non hai proprio perso l'ultimo che arriva, quindi bisogna vedere quale alchimia riusciranno a trovare. Quello è assolutamente vero. Fabio, sei d'accordo con quanto detto da lui? Io sono totalmente d'accordo, anche perché mi baso un po' anche su quest'anno, nel senso che ha fatto abbastanza bene Di Maria, ma poteva fare meglio, nel senso che ha fatto 5 gol e 7 assist. Beh, se però se non mi sbaglio, non era proprio titolare. Sì, è vero, quello è vero. Però non so, da un giocatore come lui mi aspetto, cioè, allora, quest'anno in Serie A mi aspetto tanto, e poi anche perché molto probabilmente farà un anno. Sì. Cioè, sì. Quindi lo spremi un anno e dai il massimo, cioè prendi il massimo da lui. Quindi la Juve ha fatto strabene, secondo me. Assolutamente, sono d'accordo, a parametro zero ci sta. E poi soprattutto io credo che farà bene Di Maria, per un semplice motivo. Abbiamo visto in questi giorni qua, oltre a Insigne, anche Bernardeschi spostarsi oltreoceano, un'età molto più giovane rispetto a quella di Di Maria, per andare a giocare a Toronto, comunque in America, esatto. Che da un Chiellini me lo aspetto, da un Insigne, da un Bernardeschi spiace, perché capisci perfettamente perché è stata fatta quella scelta lì. Ora, Di Maria ha probabilmente un mercato ancora più grande di Bernardeschi, andando magari in un paese come penso il Nord America, in un campionato come l'MLS, avrebbe potuto ambire a diventare il giocatore più pagato, sicuramente uno dei più pagati. Quindi ci sta. Io ho apprezzato se ha fatto la scelta di andare in Serie A,
comunque non un campionato dove vai solo allenante. Per prendere i soldi, è un campionato allenante, un campionato competitivo, vai in una squadra competitiva che ogni anno punta sempre a arrivare in fondo in tutte le competizioni perché di natura deve farlo, esatto. Ed è giusto così, è una scelta importante, cioè avrebbe potuto tranquillamente andare in accettare un'offerta magari dall'MLS, dalla Cina, dai paesi arabi, dove vai lì per i soldi, inutile prendersi in giro, poi c'è sì. La questione di competitività, ma è inutile prendersi appunto in giro, quindi credo che il fatto che abbia deciso di andare in un campionato ancora competitivo significa anche che vuole rimanere ancora ad alti livelli, poi può darsi che sia per il mondiale, non lo metto in dubbio. No, forse lui l'ha proprio detto, io non mi ricordo se ci ha proprio dichiarato una cosa del genere. Vabbè, ma cioè, ci può anche è lecito, te lo puoi permettere. Poi certo, uno dice ok, lo fai per il mondiale a gennaio, cerca di fare bene anche la seconda metà di stagione. Se tu lo fai così, metti caso, c'è il mondiale a fine anno, dici che lo fai, dici vabbè, ben venga, vuol dire che so che ti impegnerai. Hai fatto una promessa ai tifosi, ma anche a te stesso, e quindi è apprezzabile. Io credo che abbia ancora qualche cartuccia da spendere. Non credo, e credo appunto che non sarà così, che sia l'esterno titolare della Juventus della prossima stagione, sebbene la caratura sia quella di un giocatore internazionale che dà anche mentalità internazionale, mentalità vincente alla squadra, una cosa che si era un po' persa forse negli ultimi anni. Credo che quindi la Juve non abbia il ritmo. Credo di sì. In questo momento chi è che ha davanti? Chiesa, Vlahovic, Maria. Non è che ne ha tanti altri. Ha Moise Kean, che può essere una riserva interessante. Adesso bisognerà vedere chi altro c'è sul mercato. Ha perso Dybala, ha perso Morata, è complicata sì. Da trovare. Puoi decidere di puntare magari su dei giovani interessanti, su degli esterni attacco interessanti, se è quello il tipo di modulo che vai a cercare. Però come prima punta hai solo Vlahovic, allora o giochi con Vlahovic e Kean titolari fissi, oppure qualcun altro in attacco devi prenderlo. Secondo me Allegri tira fuori una delle sue invenzioni, tipo un Miretti adattato. Potrebbe tipo essere un Boateng trequartista, tipo esatto. Adesso cogliamo l'occasione per il nostro pubblico sia dietro lo schermo che davanti. Partiamo davanti, perché da dietro mi arrivano i messaggi. Perché vi svelo che mi stanno arrivando i messaggi da dietro. Davanti lo chiediamo al nostro pubblico un giocatore per l'attacco della Juve. Chi vorresti vedere nella Juve del non futuro? Valgono tipo un Mbappé, esatto, Messi, neanche Neymar. Nedved, mi spiace, non ci pensa. Questa è una bomba di mercato, cioè non succede, ma se succede dobbiamo fare. L'abbiamo già detto. Abbiamo la clip, giusto, la possiamo ritagliare. È un pensiero interessante, perché sai, Ronaldo sembrerebbe che abbia chiesto la cessione allo United, anche perché lui stesso non mi sembra così entusiasta di giocare l'Europa League la prossima stagione. Eccolo, il Cristiano Fag di cui avevamo bisogno. Cioè, c'è pure c'è bel continuo. Sempre puntuale. Noi l'abbiamo sempre tagliato prima questo pezzo. Cosa ne pensate? Potrebbe succedere? Quante possibilità ci sono? Poche? Secondo me no. Secondo te no? Secondo me no, più che altro c'è un'intesa col Chelsea e secondo me un grande bisogno del Bayern Monaco. Anche. È vero. Che è in cerca di un attaccante, visto che Lewandowski è un po' così a metà. Un ritorno alla Juve lo vedo difficile, anche perché vedendo le cifre che il Chelsea offriva, che erano 15 milioni di trasferimento più 15 di stipendio, sì, più bonus, arrivava più o meno a 18. Sono un po' tantini. Sono un po' tanti. Anche perché non hai neanche il decreto crescita, quindi non puoi ammortizzare. Oltre a questo, devi anche, comunque la Juve ha anche altro mercato da fare, cioè esatto. Devi pensare alla difesa. Adesso vabbè, arriva anche Pogba, quindi il centrocampo lo sistema, però la difesa è da sistemare. Sì, quindi Ronaldo lo accantonerei, fossi. No, ma poi certo. Più che altro il discorso è, già con Di Maria ti prendi un rischio, perché molto probabilmente l'anno prossimo sei punto a capo, nel senso che probabilmente va via e quindi lo perdi. Stessa è più un cosa, temporeggiare. Esatto, diciamo. Stessa cosa sarebbe con Cristiano Ronaldo, secondo me. Deve capire la Juve cosa vuole fare, se vuole fare la squadra per provare a vincere quest'anno e vedere come va, però non so quanto possa essere alla lunga la scelta giusta. Cioè io ripartirei con dei giocatori già magari forti, come sono Chiesa, come Vlahovic, come Locatelli, che possono ancora però migliorare, cioè certo. Che hanno ancora ampi margini di miglioramento.
Quello è vero, quello è vero. Io credo che la Juve però per mentalità non ha quella, non fa mai quella scelta di dire io mi prendo un anno per ricostruire, capito? La Juventus vuole sempre vincere, vuole sempre costruire, so, però... per vincere. La scelta di Di Maria è anche incentrata su quello, secondo me. Io vado a prendere un giocatore per vincere subito, sì, quest'anno. Ma uno, cioè secondo me un giocatore del genere può andare bene. Già anche, anche solo con Pogba è un rischio. Se poi volessi prendere anche Cristiano, certo, fortissima. L'anno prossimo cosa fai? Cioè sei ancora qua all'8 di luglio del 2023 a dire ma la Juve deve rifondare. Cioè secondo me sì, poi no, può darsi, sbaglierò, può darsi, cioè, sbaglierò. È una domanda a te, una domanda. O un messaggio? No, una domanda. Prego, prego. Più che una domanda era, cioè anch'io ho un'opinione. Sì, no, più che un'opinione ho la mia speranza. Io non sogno Cristiano Ronaldo. I have a dream. Non sogno Cristiano Ronaldo, sogno Mbappé. Il mio sogno, e secondo me è quello di cui avrebbe bisogno per l'attacco, la Juve, è Balotelli. No, scusa, non volevo ridere. Lui dice, è una risposta seria, però non lo so. Ma perché? Non lo so, credo sia un po' troppo tardi per salire sul treno di Balotelli, te lo dico. Perché è fortissimo. Ho capito. Guarda, io sono d'accordo con te sull'ultima frase, però... Scusa, voglio vedere la faccia dello Juventino dietro lo schermo. No, dice no, fa no con la testa, no, mi spiace, si dissocia. No con la testa. Anche, d'accordo. Anche secondo me è fortissimo Balotelli. Però no, assolutamente. Vabbè, no. Cioè, ormai basta. Ci sono delle categorie, è fortissimo, però... Okay. Pubblico, Balotelli sì, Balotelli no. Si diceva... No. Qua abbiamo no. Le si diceva in nazionale, se c'era Balotelli, se c'era lui. No, lo sapevo. Ci dissociamo. Io credo che sia un po'... Fuori stagione, diciamo. Credo che ormai mi spiace. È un po' fuori corso. Sì, un po', non abbia più i ritmi. Cioè, posso capire se mi dici un giocatore alla Balotelli, ma non Balotelli. Cioè, mi dici uno Scamacca di turno, forse sì, però non lo so. Beh, io credo che per il Vlahovic che ha davanti, la Juve sia abbastanza a posto. Esatto. Ma infatti, tipo, si parlava anche di Simeone. È un profilo che secondo me ci può stare. Come prima riserva, cioè. Che fa la riserva. A me piaceva proprio l'idea delle leve di Balotelli, no? Cioè, tipo un giocatore alla Luca Caciuca, un giocatore. Un bug di FIFA, capito? Matthew, puoi spegnere il microfono a Matthew, per favore. Grazie. Per favore. Ad esempio, un profilo, secondo me, poi passiamo alla difesa. Un profilo che è interessante per. Non necessariamente attaccante puro, ma per la fase offensiva è Zaniolo. Zaniolo è un nome che è sulle bocche di molti, sia per il Milan. Al Milan potrebbe tornare molto utile, per la Juventus assolutamente, perché proprio ha bisogno di un giocatore, quello lì, il Dybala che ha perso probabilmente, e il Dybala che il Milan non ha, e che il trequartista che non ha mai avuto, ma che tornerebbe molto utile visti gli attaccanti che il Milan ha a disposizione in rosa, perché con Giroud, con Ibrahimovic, con Leao hai bisogno secondo me di un giocatore con quelle caratteristiche, credo. Poi non lo so, io sono sempre un po' dubbioso sul un Dybala o uno Zaniolo al Milan, perché sacrificheresti secondo me tanto del modo di giocare che ha il Milan. Cioè se tu pensi alla stagione passata del Milan, il trequartista chi era? È stato Krunic, è stato Kessié, è stato Brahim Diaz, uno che si creava gioco però faceva anche tanta fase di non possesso. Un Dybala, uno Zaniolo, anche uno Ziyech che se ne parla, sono disposti a farlo? E se non sono disposti a farlo, devi sacrificare un Leao a fare la fase di non possesso. Però fai fare a Leao ogni volta 70 metri di palla al piede per recuperare, sì. Cioè, secondo me perdi tanto. Non credo, io non sono d'accordo. Io ad esempio, un Renato Sanchez messo come trequartista lo vedo come un'ottima mossa. Cioè se il Milan prende Renato Sanchez, secondo me lo usa più come un falso trequartista. Secondo me è sprecato. Cioè, nel senso, ma in realtà è uno in Europa, è uno con la miglior percentuale di dribbling. No, tentati, riusciti a partita. Sì, però magari è un mio gusto personale, però Renato Sanchez lo vedo davanti, più centrale. Sì, più alla che sì. Ma in realtà è più per la fisicità che ha, sì. Perché alla fine per la qualità tecnica è più simile. Però a un sai, poi se vai a prendere, che ne so, un De Ketelaere o un mi è piaciuto perché era rallentato un attimo e fa sì, adesso pensato. Lo pronuncio bene. E comunque secondo me è di Bari. È di Bari. De Ketelaere. Infatti lo chiamo sempre De Ketelaere. E lui o Brahim Diaz, comunque i trequartisti secondo me ce li hai.
Io credo che non possono non essere dei valori aggiunti di Bala e Zaniolo. Poi è vero che uno pensa all'equilibrio della squadra in generale, però la partita è fatta anche di fasi. E io credo che avere un'arma in più come un Dybala e un Zaniolo siano il discorso è che un Dybala e uno Zaniolo non lo puoi mettere al 65esimo. Perché no? Cioè tu paghi, tu dai 8-7 milioni a Dybala per farlo entrare al 65. Ma cioè, non è sempre farlo entrare al 65, lo so, ci saranno partite in cui c'era bisogno di Dybala dal primo minuto. Cioè è un'arma in più. E il Milan, se vuole ambire a fare un salto ulteriore in avanti, deve prendere grandi campioni e deve avere profondità di rosa. Perché se vuoi pensare di andare avanti sia in Champions che in campionato, avere un Dybala, uno Zaniolo in più è un valore aggiunto. Cioè l'Inter ha adesso centrocampo, non parliamo tanto di Inter oggi, promesso. Però ha Brozovic, Barella e Çalhanoğlu. E adesso come riserva al posto di Çalhanoğlu c'è Mkhitaryan. C'è Slani, cioè sono due cose diverse. Cioè un Mkhitaryan ha accettato l'Inter probabilmente sapendo che non è la prima alternativa. A Slani è la stessa cosa, passato dall'Empoli e a dire va bene, io imparo da Brozovic, mi posso prendere il mio spazio. Ok, ma qual è un Dybala, uno Zaniolo, vagli a dire ah no guarda sì, tu sei un'opzione in più. Beh, ma Dybala dietro la punta titolare, sì, secondo beh, è quello che penso io. Secondo me perde Zaniolo tanto a livello di equilibri. Dici? Secondo me sì, dipende se mi giochi con un 4-4-2 in cui hai magari un Giroud con dietro Dybala. Ma vuol dire che è già Giroud che non torna perché vabbè deve fare la punta. Dybala che tendenzialmente non è proprio uno che conosciuto hai più per aiutare la squadra. Hai Leao perché non puoi prescindere da Leao. O a destra metti uno che è usato solo per correre avanti e indietro. Beh, Selemakers. Esatto. Ok, ma vuol dire che poi non prendi nessun altro. Quindi De Ketelaere, Ziyech non li prendi. Perché secondo me c'è una cosa non esclude l'altra. Cioè la bravura del Milan deve essere quella di, e lo è stato quest'anno, quello di anche adattarsi alla situazione in campo. Cioè si può giocare con un 4-4-2, si può giocare con un 4-3-1-2, si può giocare col trequartista, con gli esterni di attacco, con entrambi se la partita lo richiede. Se mi giochi contro la Salernitana di turno, perché non possono giocare Dybala? Dando per Dybala al Milan, un Dybala, capito? Ci sono partite in cui si può usare, ma lo ha dimostrato Allegri quando aveva la Juve attaccanti come Dybala, Mandzukic, Higuain, Ronaldo, e doveva farli convivere e ci è riuscito e l'ha fatta vincere con la Juve. Perché? Perché ha saputo usare le armi che aveva a disposizione. Quante volte hanno iniziato tutti e quattro insieme? Quando l'hanno fatto, però, è stato secondo me nelle partite giuste della stagione. Se non sbaglio, in Inter-Juve avevano esordito tutti insieme una volta. Io non sono convinto. Io anche l'anno scorso, quando si parlava di Giroud di come alternativa a Ibra, ma anche per farlo giocare insieme, si è visto che poi il Milan diventa un po' prevedibile quando ha messo tutti gli attaccanti insieme. Quindi io rimango un po' di questa idea. Poi, nel senso, magari arriva Dybala che non arriva più a 7 milioni, ma arriva a 4 perché non ha più mercato. E allora è lì che si sbatte, fa avanti e indietro, lo ritrovi al limite dell'area difensiva a recuperare palloni. Ti dico, va bene, hanno fatto bene. Però qua sulla carta, a bocce ferme, ti dico, non mi ispira così tanto. Poi non è che dico, ah no, se arriva Dybala al Milan non lo voglio vedere titolare, è ovvio. Però poi ho paura che si vada a rompere l'equilibrio che ti ha permesso di vincere il campionato. Perché tu alla fine hai vinto il campionato e le ultime tre con Krunic, che è tutto tranne un trequartista titolare. E tu pensi che il Milan possa rivincere il campionato con questa formazione? Vedendo anche come si stanno rinforzando le squadre, dagli altri reparti. Cioè se tu prendi un centrocampista di livello, un'ala destra di livello e Origi fa 20 gol, secondo me il Milan lo rivince il campionato anche con Krunic trequartista. Non lo so, no, io non sono di questa idea. Parere mio, siamo litigiosi. Sbaglierete? No, voglio creare un po' di pepe, non c'entra una pepe, esatto. Esatto, neanche sì. Ale Pepe che salutiamo. Ale Pepe, saluti, auguri. Auguri Ale, tanti auguri. Parliamo della difesa della Juventus, che non abbiamo ancora parlato. C'è il nome di De Ligt in uscita a cifre folli. enormi, incredibili. Che, cioè, se è davvero arrivata una richiesta di trasferimento alla Juve di 80 milioni, col fatto che De Ligt è stato preso per la stessa cifra e riesce a rivenderlo senza che il giocatore abbia fatto
un salto di qualità eccessivo. Anzi, no, beh, non mi sembra. Cioè, penso che si sia rivelato un ottimo difensore con un evidente difetto di una deformazione al braccio che lo portava a prendere la parte di scherzi. No, ma è vero. Io è micidiale. Sì, secondo me il discorso, la pecca di De Ligt è stata che non ha dovuto sempre giocare con Bonucci. Perché come tipo di difensori sono molto simili. Sono molto bravi a impostare, sono molto bravi a tenere la linea alta, sono un po' meno bravi nella marcatura uno contro uno. E il fatto che De Ligt sia arrivato e dopo due mesi si è rotto Chiellini sembra un caso, ma non lo è in realtà, perché non ha potuto imparare o giocare con uno invece bravo nella marcatura. Lo stesso Bonucci con Chiellini e Barzagli sembrava un fenomeno, è andato al Milan a spostare gli equilibri, doveva giocare con Romagnoli, guarda caso uno simile a Bonucci, e non ha performato. È vero, è assolutamente ovvio, se tu hai una coppia di centrali uguali, o sono entrambi bravi in marcatura, ad esempio mi viene in mente Kier Tomori, o se no fai fatica, perché uno dei due non si riescono a coprire la vicenda. È assolutamente vero. Fabio, mi fa sì, sì, sono d'accordo. Allora, sì, forse De Ligt è un pochino meglio in marcatura, sì, rispetto a Bonucci, però comunque la tipologia è quella. Allora, secondo me si vedeva che comunque De Ligt era un passo avanti nei centrali di difesa della Juve, no? Giovane, fresco, comunque è forte. Poteva fare molto meglio. Allora, c'è una statistica che è stato il miglior difensore non è mai stato saltato, è tipo la percentuale più alta di blocchi, sì, esatto, sì, sì. E questo comunque per un difensore vuol dire tanto. Però sono state tante, secondo me, le sbavature In partite importanti. Penso banalmente l'ultima che mi ricordo è quella col Villarreal, ma anche in Coppa Italia con l'Inter. Anche in Coppa Italia. Quindi diciamo che poteva fare molto meglio. Cioè ci si aspettava tanto da lui. E non ha brillato. Rimane secondo me comunque un difensore fortissimo, uno dei più forti della Serie A. Se appunto se ne dovesse andare, allora da 80 milioni è da pazzi. Da spedire, da pazzi. E da ne chiedono subito. Anche 100, tra esatto, l'altro. Cioè, quello cioè, che mi fa... Se 80 da pazzi, subito. 100 non lo so. Tranquillo. Stavo pensando. Boh, più che altro adesso, comunque, se se ne va anche De Ligt, la Juve deve correre. E cioè, la corsa è arrivata molto rapida e molto sul pezzo. Si sono iniziati a fare i primi nomi, uno su tutti, che sta rimbombando nelle orecchie dei tifosi bianconeri, quello di Koulibaly, che sarebbe un bello smacco, questo, cioè. Prima di tutto, bisogna doppio dirlo. La seconda volta dopo. Dopo l'attaccante. Secondo me è doppio perché proprio Koulibaly ha detto io non andrei mai alla Juve. E quindi però si sa. Sai quante ne ho sentite? Mai dire mai. Esatto. Ah, però secondo voi sarebbe il profilo adatto a sostituire De Ligt, o magari la Juve dovrebbe cercare un altro profilo? Un profilo magari più giovane da affiancare a Bonucci, non lo so, ditemi voi. Perché perdere De Ligt, poi lo devi, se sei la Juve, devi rimpiazzarlo con un difensore quasi dello stesso livello. Dipende sempre, è lo stesso discorso che facevamo prima, secondo me, sul fatto del vincere adesso o no. Nel senso che Koulibaly ha più di 30 anni, lo pagheresti 40 milioni? Oh, è anche in scadenza. È in scadenza, però se se ne va adesso un 30-40 milioni lo paghi. Ti può rendere... È il Koulibaly di qualche anno fa? Non lo so. Beh, secondo me... A me piace un sacco, è forte. È il fit perfetto per Bonucci. Perché è uno estremamente bravo in marcatura. Sì, quello è vero. Che sa recuperare, che sa correre anche all'indietro. Come dici te, però... Io forse... così, mio parere, forse punterei su qualcuno di più giovane. Anche perché, nel senso, Koulibaly, se proprio, lo prenderei l'anno prossimo a zero. Anche? Ci sta, ci sta. Big brain Fabio, 2000 IQ. Esatto, signor che... Signor Madonna, arriva bene. Arriva bene, signores Cherubinis, e arriva bene. Abbiamo citato i dirigenti, secondo me c'è una,
un tema importante da affrontare, che ne abbiamo parlato magari sempre trasversalmente. Io ho sempre esaltato Marotta come uno dei più grandi dirigenti italiani d'Europa, secondo me, e lo continuo a pensare, visto anche quello che sta facendo in questo inizio di nuova stagione con l'Inter. Credo che ci sia anche da fare un ragionamento più ampio, e lo sentivo anche che ne parlava Fabio Caressa nei suoi video sul canale YouTube. Ci sono tante squadre italiane, appunto, che fanno fatica a vendere giocatori che magari spesso capita sono stati pagati tanto negli scorsi anni, sia a livello di cartellino che a livello di stipendio, di ingaggio. E fa pensare perché adesso questi giocatori si fa così fatica a venderli, se non addirittura a svenderli. Perché allora si sono spesi tutti quei soldi in passato? Penso a Sanchez, a cui sono stati dati 7-8 milioni all'anno. Anche Vidal. Penso a Vidal. Penso anche ai giocatori che vengono sovrapprezzati, non si capiscono ancora bene i parametri. Forse in passato sono stati fatti tante scelte sbagliate. Si critica molto il calcio italiano per le scelte fatte. Forse solo negli ultimi anni si stanno vedendo dei giocatori importanti e con criterio arrivare nel nostro campionato. Io penso che Maldini sia un altro esempio di scelte fatte con criterio e con intelligenza. Ne abbiamo sempre quasi parlato. Esagerato, nel senso, perché secondo me a volte è proprio esasperato questo atteggiamento di dire: per me quel giocatore vale 30, e a volte anche se ti chiedono 35 si potrebbe fare lo sforzo. Cioè, a me viene in mente Botman. Secondo me con uno sforzo, un leggero sforzo economico, si poteva prendere. Il Milan ha fatto quella valutazione, è arrivato il Newcastle, ha detto vale 40, ti do 45, perché Newcastle di là hanno i soldi, è ok. Però sì, cioè, nel senso, io preferisco avere un dirigente che dice no, quello vale 20 e posso allargarmi fino a 25, piuttosto che dire no, quello vale 20, ne vuoi 30, ma sì, dai, te ne do 35, come era stato fatto in passato al Milan. E penso all'estate 2017, quella dei 220 milioni spesi. Poi vai a vedere, adesso sono stati venduti tutti ufficialmente. Con anche che sì, e soldi ricavati da quelle spese veramente pochi. Cioè, avevi preso Biglia a 20 milioni, Musacchio a 15, Rodriguez a 18. Cioè, e neanche che sì, che è forse uno di quelli che avrebbe avuto più mercato, però l'hai dato via a zero. È che sì, l'hai dovuto dare via a zero. Cialanoglu l'hai dovuto dare via a zero. Però Donnarumma l'hai dovuto dare via a zero. Beh sì, però aveva rinnovato lì. Sì, preso il fratello. Fratello adesso è... Dov'è che è? L'ho visto recentemente. Serie B o Lega Pro? Credo Lega Pro, non so. Sì, esatto. No. Era il playoff di contro il Palermo. Era il Padova. Sì, era il Padova. Allora te lo confermo, Padova. Perché era... Io stavo guardando i playoff Palermo-Padova. Saluti gli amici palermitani, in particolare a Cosimo Giordano, che è stato qua ospite da noi, che è un grande tifoso del Palermo, molto contento sia della promozione che dell'acquisto da parte del City Group del Palermo. Poi magari ne parleremo in futuro. Però sì, è al Padova, sono sicuro, perché era contro vicino all'Islanda. Vicino all'Islanda, sì, proprio lì. Però aggiornamento di mercato è svincolato. Sei svincolato. Wikipedia mi dà svincolato. Però il mio discorso era anche incentrato sul fatto che forse negli anni passati ci sono stati tanti problemi nel nostro calcio, ma ci sono stati anche tanti direttori, dirigenti che hanno fatto scelte sbagliate. Secondo me potrebbe essere un altro spunto di riflessione, di fare magari più attenzione. Cioè, di quando la società ti dà 200 milioni da spendere, come nel caso di Mirabelli e Fassone nel lontano 2017, come decidi di spenderli quei 200 milioni? Cioè, ma già ai tempi tutti quei soldi spesi per quei giocatori lì sembravano esagerati, ma già ai tempi è quello. Cioè, tu con 200 milioni chi prendi adesso? Di che cosa hai bisogno? Di cosa aveva bisogno quel Milan lì? Beh, c'era anche da dire che quel Milan aveva bisogno un po' di tutto. E aveva bisogno di giovani, di prospettiva, aveva bisogno di veterani, aveva bisogno di un po' tutti i ruoli. Infatti erano stati presi 11 giocatori, col senno di poi erano stati anche toccati i ruoli giusti. Il problema è che non erano a livello del Milan e non potevano valere quei soldi. Però forse non era meglio puntare su tre giocatori, uno per ruolo, e poi costruire la squadra. Sì. È quello che dico. Cioè, io poi magari non ho la soluzione a tutti i problemi di tutte le squadre italiane, però quasi. Guardando indietro negli anni inizia a vedere le varie scelte che sono state fatte a livello dirigenziale, a livello societario. Penso alle situazioni che hanno passato Milan Inter. Non è un caso che il calcio italiano sia sceso con il calo di Milan Inter, e come sia
stia più o meno risalendo con Milan e Inter che tornano, non specificatamente Milan e Inter, ma la potenza di fuoco che hanno squadre come Milan e Inter, che sono state a tutti gli effetti le uniche ancora una volta in grado di fermare il dominio juventino, cioè negli ultimi 20 anni gli scudetti sono sempre stati Inter, Milan e Juve. L'ultima volta che l'ha vinto una squadra diversa da queste tre è stata nel 2001 la Roma. Cioè, ragioniamo un attimo su questo discorso qua, dovrebbe farci pensare molto. Una volta non era così, già negli anni 90 ancora c'erano sempre Milan e Juve principalmente, però negli anni 80 vinceva la Roma, vinceva la Lazio, prima vinceva certo l'Inter, vinceva il Napoli, vinceva la Juve, vinceva il Milan, vinceva il Torino, vincevano tutte. Ricordiamoci cos'era il calcio italiano fra gli anni 80 e gli anni 90. Non è un caso, secondo me, non è un caso. Se si vuole crescere, io penso che anche la Roma stia facendo un lavoro giusto finalmente a livello dirigenziale. Pensiamo ai 40 milioni spesi per Schick, pensiamo ai 40 milioni spesi per Abraham. Iniziano a certo. Esatto, capito. Cioè, sono tanti piccoli ragionamenti che ti fanno capire un po' di più del quadro generale. A voi, e poi non voglio rubare troppo tempo, che dopo ci sono zie Zabette. Alice è già pronta. Che c'è Alice? Ho detto zia Zabetta, ti sei svegliata. Voglio stare attento a non rubarti il tempo per quello. Vuoi dire qualcosa? Ti chiedo una cosa, guarda, visto che te sei una grande tifosa interista. C'è un giocatore dell'Inter che vorresti vedere all'Inter l'anno prossimo? Non guardare in regia, non te lo ricordi più. Te l'ho riscritto? Intanto che Alice lo cerca, ricordiamo a tutti, zia Zabetta alle 18, sempre qua. Chiede Sara, te lo dico io direttamente. Ti ha chiesto di riscrivergli il nome che ti hai risegnato. Ah, il bello della diretta. Bello. L'intermezzo musicale. Uno che è arrivato quest'anno, che ti piace, vai, puoi dirlo al microfono se vuoi, vai. Sì, tranquilla, come a casa tua, vai. A casa mia. Vai. Un attimo, perché qua devo prendere un po'. Vai. Bellanova. Bellanova. Complimenti. No. Vai, perché sennò ti ci mando io. Intanto Denver dice Evas Baby H Saverio. Cosa dice? Dice Denver, stasera andiamo a Bergamo a vedere Vegas 13. Ah, così? Cioè, vi mettete d'accordo tramite la chat di Twitch? A posto. Ci sta. Non ne sapevo nulla. C'è posto anche un in più. No, scherzo, abbiamo. Io devo lavorare. Tu devi lavorare, esatto. Anch'io devo lavorare. Bisogna fatturare. Calcio mercato, sì, esatto. E fra le squadre europee, in giro per l'Europa, qual è quella che vi sta piacendo di più? Forse l'avevo già chiesto a te le scorse settimane, lo chiedo a te, Fabietto. Tra le squadre europee, come calciomercato intendi? Come calciomercato, sì. Come città. Come città? Ma come città è? Allora, tra le squadre europee, fammi pensare un po'. Io credo che... Il Tottenham. È vero, il Tottenham sta facendo un bel... Il Tottenham, Richarlison, Perisic... anche l'inglese, esatto. Adesso da poco ufficiale. Il lavoro di Palazzo. Diciamo che stanno cercando di accontentare Conte in quei ruoli, diciamo, più scoperti. E secondo me è un ottimo... Cioè, c'è un'ottima propensione, nel senso che comunque sono arrivati quarti quest'anno. Grande lavoro di Conte, perché li ha presi che erano noni. E adesso comunque, grazie a questo mercato, secondo me farà molto 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 bene. C'è secondo te la possibilità di rompere il tabù Premier League per il Tottenham? Tottenham che ci è andato molto vicino in questi anni, era addirittura arrivato in una finale di Champions League, non è mai riuscito a portare a casa trofei. Allora, Conte è l'uomo dei trofei, sì. Riuscirà secondo te? Ma sarebbe, spero, una, cioè, lo spero, perché a me piace un sacco il Tottenham da anni. Hai però... sempre tifato fin da bambino. è un sogno venire. No, però c'è ancora un gap da colmare, sì, tra Liverpool e City e il resto del mondo. Sì, guarda, ho proprio qua davanti, adesso non riesco a mettermi sullo schermo, la formazione del City, che ha due giocatori per ogni ruolo, cioè per far vedere la profondità di rosa. Davanti abbiamo Mahrez, Sterling, Foden e Grealish. Anche se Sterling è in uscita, sì, certo. In ogni caso hai anche due giocatori come Haaland e Alvarez. Haaland non ha bisogno di presentazione. Attenzione ad Alvarez. Non so se ci stiamo capendo. Ricky, esatto. Ricky adesso Alvarez. Ha preso anche Phillips dal Leeds, esatto. un acquisto molto molto interessante. Ha fatto molto bene l'anno scorso al Leeds. Mi ha sorpreso, perché pensavo
che sarebbe diventata una bandiera del club, invece ha deciso di accettare il vil denaro. No, beh, non solo questo, col City, le possibilità, ambizione. E anche secondo me è un po' come in Germania. In Germania tanti giocatori passano dalle squadre magari di bassa classifica, medio bassa classifica, al Bayern. Però questo permette alle squadre di medio bassa classifica di investire e quindi di aumentare il livello del campionato, che è quello che un po' manca in Italia. Cioè ci sono pochi movimenti dove ad esempio magari un Udinese, un Bologna vendono i loro migliori giocatori alle squadre italiane e poi con quei soldi reinvestono aumentando il livello generale. Perché c'è un po' quella cosa, tu vuoi provare a rubarmi il giocatore? No, nel senso, è un giocatore forte, magari non è a un livello superiore rispetto a te, lo metto nella mia squadra, ti do i soldi e ti finanzi il mercato. Certo, no, quello assolutamente. È un circolo virtuoso che in Inghilterra forse è un po' esagerato, perché diciamo che i prezzi sono un po' altini. Soprattutto quando si tratta di trasferimenti fra squadre dello stesso campionato. Esatto. Pensiamo ad esempio a Gabriel Jesus che è passato all'Arsenal. 50 milioni. Ma perché lì girano troppi più soldi rispetto questi soldi ti permettono anche, cioè l'Arsenal, il City adesso avrà 50 milioni da reinvestire magari per prendere Phillips. Sì. Questi soldi vengono trasferiti a Leeds, magari spende 50 milioni per prendere un giovane di prospettiva, magari 2 da 25 o 2 da 25, giocatori da 15, 20. Ci sta come ragionamento, io non giudico. Però anche il City, andiamo a guardare questa formazione qua. Abbiamo Foden, Primavera, qua come alternativa a Bernardo Silva c'è Cole Palmer, un altro giovane di prospettiva. Cioè già nelle riserve dei titolari abbiamo dei giocatori che Foden all'inizio non se lo calcolava nessuno, abbiamo visto quello che è diventato. Palmer, un altro giocatore molto interessante che farà molto bene in futuro, cosa che ahimè non si decide ancora di fare nel nostro campionato. Io parlavo di Casadei dell'Inter un paio di settimane fa, sì. Notizie di mercato. Abbiamo degli infiltrati, degli insider. Cioè Fabrizio Romano spostati. Esatto, proprio. Fabrizio levate, che andrà in prestito, sì. Se non addirittura verrà venduto per un eventuale scambio. Non diciamo ancora nulla, però se succede, anche qua abbiamo clip, ve l'avevamo detto. Esempio, il Milan ha appena dato in prestito Colombo a Lecce con diritto di riscatto e contro riscatto. Ok, sì. Però perché a gennaio il Milan, che aveva bisogno di una punta, non ha richiamato Colombo ma è andato a prendere Lazetic, cioè che poi non ha mai giocato e ok, perché? Però perché? Cioè hai un giocatore non italiano, non necessariamente italiano, però che è cresciuto te, fallo giocare, dagli la possibilità. E tra l'altro il Milan è una di quelle squadre che ha nella rosa tanti giocatori giovani, che magari adesso un po' meno, però che ha valorizzato fin da giovani. Dagli la possibilità. Poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali ma i giovani non ci sono. Ma se non giocano, come fanno a emergere? Sì. Ma poi ci sono sempre più problemi. C'è il problema che non vengono acquistati, ma c'è anche il problema che vengono venduti a cifre spropositate. Quindi c'è il doppio problema, esatto. Capito? Cioè, ma è sempre così. Lì allora vai a scegliere il Lazetic per risparmiare. Ci può stare come ragionamento. Io non lo condivido, sono d'accordo con te. Però finché non vengono incentivati questi tipi di trasferimenti qua, anche attraverso investimenti di un certo tipo, non si va da nessuna parte. Tintin. Comunicazione di servizio. È finito il tempo, quindi abbiamo l'ultima comunicazione di servizio. Abbiamo l'aereo di Paul Pogba atterrato a Caselle. In 15 minuti fa. In orario. Ok, a posto. Allora andiamo tutti insieme, direi, a Caselle. Vabbè, prendiamo il Freccia Rossa, 45 minuti. Ma sì, cioè, che sarà mai? Qua abbiamo anche il nostro pubblico che sta già guardando i biglietti, BlaBlaCar. No, sta già festeggiando lo scudetto. Una boccia di sfumante là dietro. Ah, no, qua siamo a semi. Sì. No, ma a stemi solo quando non si beve. Esatto. Giustamente. Oggi sono a stemio perché non bevo. Esatto. Domani chi lo sa. Quello che sappiamo è che il Calcio Club torna venerdì prossimo, sempre alle 17. Grazie mille, Fabietto. Grazie a voi. Un piacere averti qua. Magari ti rivedremo venerdì prossimo. Volentieri. Magari chi lo sa. Se Dio vuole. E niente, grazie mille, Fede Bolla. Grazie a te.
grazie al nostro pubblico davanti e dietro lo schermo. Grazie a tutto il nostro pubblico maschile, a tutto il pubblico non maschile, esatto, femminile. Esatto, non maschile, non cioè femminile. Per non dire femminile, non femminile. Grazie a Matthew in regia. Turkish, Ruspo Ciuciu. Io vorrei, cioè, vorrei sapere adesso. Matthew, insieme, adesso... insieme al nostro microfono, abbassa anche il tuo, per favore. No, ce lo dice fuori onda, lasciamo le persone confuse in onda. Ciao a tutti, buona settimana, buon weekend. Ciao, buon weekend.